Quella popolo del tubo, buongiorno, buongiorno, eccoci qui nella serie europea. Allora, stavamo seminando l'avena, solo che ora è finita. Andiamo a prendere, anzi, ce la facciamo portare qui direttamente? Sì, dai. La facciamo portare qui un bel saccotto, anche se, ora che ci penso, già ce l'ho l'avena. Vediamo se va. Crea lavoro. Sì, ce l'ho qua al negozio. Inutile che prendo altro sacco. Inizia lavoro. Ok, lui va tranquillamente a prendere l'avena. Qui per il momento non possiamo fare nulla. Allora, ci è rimasto qui da finire da fare la nostra bella potatura. In più oggi prenderemo. E questo lo lascia a me. Oggi ci andiamo un po' a addebitare con le belle galline, perché abbiamo bisogno anche delle uova per la nostra bella pizzeria. Allora ci andiamo, ma finiamo questa filare. Purtroppo non si può mettere l'operaio, perché sennò era una cosa spettacolare. Però la cosa bella è che come ci avviciniamo col trattore, la lama di avanti si sposta come vuole, in base alla distanza che noi diamo. Facciamo un giretto un po' più larghino per vedere di trovarci. Questo, ma vediamo di finire di fare questa bella potatura. Mi ho lasciato un pezzo, no? Vedete come sta uscendo il nostro bel campo. Allora, intanto andiamo a vedere costruzioni, animali. Sì, le pecore già ce le abbiamo. Andiamo a mettere, oh, 79. Quindi dobbiamo farci un piccolo prestito. Già abbiamo 200 bigliettoni, 8 più che sufficiente. Vabbè, dopo dobbiamo. Allora, galline, e vediamo dove metterle. A me non è piccolo. Allora, andiamo a mettere qua. Sì, dai, vicino alle pecorelle. Vediamo se va. Oh, perché si sposta? Un po' più così, poi dopo per prendere. Ah, sì, possiamo penso fare il giro dalla parte della casetta in Canada. Tanto lì abbiamo. Allora, mettiamoci un po' più così. Ok, vediamo cosa esce. Dai, non è uscito malvagio. Ora andiamo a vedere cosa vogliono le nostre belle. Ma sì, dobbiamo prima comprarle, giustamente. Andiamo. Dove sta la macchina? Ok, lui è arrivato. Mi ricordo che avevo preso i semi. Dobbiamo comprare comunque altri. Un altro trattore un po' più grossicello. Che questo qui è un po' piccino, allora 66 ce la dovremmo fare. Proviamo, dai. Questo che avevo comprato, non mi neanche ricordo che cos'è. Boh, non lo so. Beh, poi vediamo dopo. Allora, te di qua, cria. Vai di nuovo nel campetto e inizio. Allora, ecco qua la macchina. Ma come piove, eh? Siamo al 1° di marzo. Allora, qui si comprano le gallinelle, anche 1 euro in più, vabbè. 50 galline, 50 euro a gallina. Quanto? 500, 600?
13, 15, ne vendiamo una ventina, dai. Si compra. Ok, ora vediamo cosa vogliono queste galline. Allora, galline. Solo cereali vogliono. Buono. Però ci facciamo portare un pallet qui direttamente di cereali. Tanto sicuramente non ne abbiamo di cereali. Quindi ci fa... No, qua, dove vado? Ci facciamo portare un bel sacco semi. Non lo so se sono semi. Cereali sta scritto, quindi devono essere per forza frumento. Ecco, guarda, 1.400. 2, penso che possono bastare. Vediamo se le riesco a prendere a mano. No. Quindi dobbiamo prendere. No, non voglio per il momento ancora fare altri debiti, quindi li spostiamo trattore. Sempre se. Anzi no, non c'ho un rimorchio io, boh, sì. Quindi vediamo se li riusciamo a mettere nel rimorchio e poi li scarichiamo. Ah, è arrivato l'operaio, andiamo a farlo lavorare, almeno così. Beh, ragazzi, comunque sto gioco mi sta piacendo tantissimo. Sembra vina, lui sta facendo. Quindi dopo non so se ha bisogno. Ok, andiamo qui. No, no, la trebbia. A prendere il nostro bel carrello. Poi dopo finiamo da fare la nostra bella vendemmiatura, la potatura, l'aratura. E poi andiamo a vedere cosa mettere più nel nostro. Allora, intanto la colza ci vuole tempo per crescere. Sicuramente la raccoglieremo insieme alla vina, quindi facciamo. E poi dopo vediamo cosa mettere più. Sì, vale la pena mettere così, perché se no ora devo andare a prendere la pala gommata e tanto altro. Per il momento non mi posso indebitare ancora più di tanto. 2000, secondo me è poco. Andiamo un altro 2, va. Quanti soldi sono rimasti? Oh, pochissimi. Sono rimasti veramente pochissimi soldini. Penso che una decina di galline mangiano parecchio. Ma vediamo. Ecco, mo il problema è come scaricare con il rallatino. Però qua ci devo mettere a fianco. Allora, facciamo allora un'altra cosa. Siccome non sono bravo col rallato, ci spostiamo e ci avviciniamo, poi vediamo anche le nostre pecore se vogliono altro mangiare. Lo facciamo. Eccolo qua. E vediamo ora quanto frumento ci scarica. È ancora tutto sul rosso. Beh, 4.000 e ne vuole altre tanti. Vabbè, per il momento lasciamo così, se no abbiamo finito anche i soldini. Anzi, visto che abbiamo ora
Adesso lo lasciamo anche qui per il momento. Abbiamo la nostra serra e volendo possiamo mettere anche un'altra a fianco. Che sicuramente la metterò perché ci frutta veramente tanto. Allora, vale la pena metterne un'altra. Lo scarichiamo quest'altro po' d'acqua, anche se è poca. E io voglio vendere tutta sta roba perché oggi non riesco a camminare. Oggi è la giornata che non mi fa camminare. Allora facciamo altro nel frattempo, va. Lui qua procede che è una bellezza, il nostro bello operaio, e andiamo a finire di fare la nostra bella potatura. Dai, già inizia a fare galline a mangiucchiare, vedi, 10% salute, produzione. Ah, ci sono, dai, pure per le pecore hanno preso valore sul guadagno, quindi hanno preso buono, dai. Allora, continuiamo. Vi spieghiamo di nuovo che si è chiuso. Piove qua. E noi tranquillamente possiamo fare la nostra bella potatura. E poi vediamo. Aspetta, visto che ci troviamo, dove stanno le serre? Oh, non mi ricordo più neanche dove stanno le sabbie. Queste sono. Vabbè, per il momento non le trovo. Volevo vedere a che punto stava l'acqua, così ne andavo a fare un altro po' di rifornimento. Vabbè, però non è urgente, tanto abbiamo tanta roba da fare ancora. Quante filare sono rimaste qui? Parecchie ancora. Non è detto. Visto che le filare erano larghe, potevamo fare anche la aratura con l'altro trattore. Però usiamo il loro, questo Bellandini. Lasciamo l'albero però. Però tutto ciò è molto favorevole, perché la cosa è veramente. Dove vai? E come nella realtà, con i dischi, i nostri belli spalleri, perché così si chiamano. Queste sono tutte a filare e poi c'è quello a capanna. Di solito queste qua è tutta una cosa automatizzata con i macchinari, invece quella a capanna sì, c'è qualcosa che possono fare anche i macchinari, però la lavorazione, la potatura. La potatura verde sarebbe la, diciamo, togliere le foglie verso giugno, così l'uva prende un po' più di sole, e il raccolto verso ottobre è la miglior cosa. Però qui è tutto il lavoro, come sto dicendo, meccanico. Invece lì, su quell'altro a capanna, è più un lavoro manuale. Che sì, c'è anche la lavorazione, però devi mettere con tutto un altro tipologia no, il vigneto. Invece così la lavorazione viene più facilmente, diciamo manualmente, quella a capanna. Poi qua sì, si può fare anche la lavorazione manualmente con le ceste sotto, poi passi a rimorchio, però visto che c'è la nuova New Holland, vabbè, New Holland, fa direttamente tutta la macchina. Però la cosa si può fare anche manualmente, come anch'io l'ho fatto. Ti sporchi anche meno con gli spalleri, invece con il tendone la cosa è più, ti sporchi un po' di più. Perché come vai a tagliare l'uva manualmente, si
cade addosso il mosto e ti sporchi, torni a casa pieno di mosto. Però non è male, però ogni tanto ti fai una mangiata d'uva. Poi la cosa bella è anche bere il mosto, perché con il mosto puoi fare anche il mosto cotto, dove da noi si usa tanto mettere sulle scartellate. È una lavorazione bella, bisogna far bollire il mosto per diverse ore fin quando non diventa proprio bello denso denso. È questo. E poi si mette sui dolci. Da noi qui in Puglia si usa tanto. Non so lì da voi, poi fatemelo sapere se il mosto cotto si usa anche da voi su qualche altra pietanza, qualche altro dolcetto oppure. Anche i nostri nonni mi pare che la mettevano sulla neve il mosto cotto, ma non so voi. Ah, abbiamo quasi finito, dai. Altre tre filare, quindi chiacchierando un po' da qua e da là, più del meno. Stiamo finendo. Volevo vedere un po' l'operaio a che stava. Anche lui sta finendo. Poi metteremo il tempo veloce perché tanto non sappiamo che fare. Almeno le galline crescono, le pecore pure, ci danno un po' di roba, le serre prima di, diciamo, di andare il tempo veloce faccio, le vado a vendere. Teniamo un po' indietro, se no questo non lo fa. E questo comunque la lavorazione è ideale. Poi se mai quelle altre due filare me le faccio io. Perché se no qui il tempo veramente vola, 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 vola. E poi continuiamo con la bella aratura. Poi se mai io nel prossimo video vi facciamo l'aratura, se non so se è il momento ideale per fare l'aratura oppure più in là la facciamo. Però intanto noi ci velocizziamo con i prodotti, con l'erbicida, tutto quello che fa, che diciamo che occorre. Possiamo fare anche qui e poi torniamo indietro dall'altra parte, va, tanto è uguale, com'è anche nella realtà fanno una fila sì, una fila no. Poi questo campo qui a fianco, qua pezzettino, non so se ci metto l'altro po' di vigneto, almeno altre due filare, due o tre filare, quelle che servono, così tolgo quell'erbaccio. Oppure ci possiamo mettere altre cose, vedi, qui ci possiamo mettere le nostre mucche, la stalla delle mucche, la stalla dei cavalli. Vediamo, entrano qui. Allora, animali. Ah, i maialotti. Sì che entrano, bello. Qui allora ci facciamo una bella produzione, quella grande non penso che, vabbè, a parte che costa tanto. I mucche, mucchette, mucchine. Anche questo entra, quindi tranquillamente. No, questa non entra. Questa non entra. Vabbè, male che vada se uno si prende un recinto più piccino così. No, neanche questo entra. Per i cavalli penso di sì. Penso, no? Neanche i cavalli. Quindi l'unico che possiamo mettere è i suini. Vabbè, volendo uno mette i suini qua. Loro bello, fa. Quanto costa? 100 dollarini. 100 eurotti. Invece questa che è più piccina va qui tranquillamente. Va bene, poi questo lo vediamo successivamente. Poi, beh, ragazzuoli, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima!